In diretta retro si stanno scaldando i ragazzi del 2007 Greville, lotteranno contro il Quinci Tava. Dai raga, dai. Primo anno esordienti, categoria esordienti. Dunque ragazzi. 20 anni, che cazzo ne frega. Ma quell'altro allenatore loro. Raga! Siamo qui, categoria primo anno esordienti. Giocano a intro contro il Quinci Tava, quarti finali del trofeo McLion. Siamo qua al trofeo Valle d'Aosta McLion, prima edizione McLion Trophy. Abbiamo davanti a tutti il capitano Zoppo, figlio d'arte, il papà giocava nella Juve e lo zio faceva l'autista. Ecco Zoppo, figlio del nipote del presidente delle Greville e tutta la squadra. Abbiamo i ciuffi colorati, biondo e verde. Ragazzi, non si scherza, primo anno esordienti, capitanati dal mister Eliseo Verde, che l'anno scorso ha vinto il trofeo Snoopy con l'Under 14. McLion quest'anno, ma l'anno scorso era Snoopy, giusto? Elia. No, ma Elia ha ragione, quest'anno è McLion Trophy. Ma l'anno scorso l'Under 14 ha vinto il trofeo Snoopy. Abbiamo il pubblico pronto a tifare gli aquilotti. In nero i ragazzi del Quinci Tava che si stanno scaldando. Primo anno esordienti. Qualche minuto e comincia la partita, quarti finale. Pubblico si mette in postazione di tifo. Sono accorsi da tutte le parti del mondo. Ragazzi che si tengono in movimento. Andiamo a sua destra, Simone Zoppo. No, scusate, Samuel Zoppo. Abbiamo mister Eliseo Verde, dirigente e figlio del dirigente, fratello del giocatore. Partita. La partita è primo anno esordienti, annata 2007, ottima annata. L'uva era speciale. E allenati dal mister Eliseo Verde, che l'anno scorso ha vinto il trofeo Snoopy con l'Under 14, Under 13, anno 2005. È partito da Pianezza e ha finito con Pianazze. E quest'anno ai quarti di finale sono arrivati l'annata 2007 che sfiderà tra poco il Quinci Tava. E Greville contro Quinci Tava. Ciao Matti, ciao Rebecca. Ecco il Quinci Tava, si scalda. Dopo si resta in diretta su Instagram e poi viene registrato su YouTube. Basta che vai sul mio canale o metti il Greville, il Quinci Tava. Ciao Lise. Ciao Thierry. Ciao Francy. Ecco il pubblico che è pronto a tifare la propria squadra.
sulla destra, se non erro, ci sono le mamme e i papà delle Greville, e sulla sinistra quelle di Cittava. Siamo qui, entro la dimora preferita del papa Wojtyla. C'è anche la pizzeria Avalon, che da poco riaperta con la gestione storica della pizzeria Avalon. Aspettando l'arbitro, che dovrebbe arrivare a momenti, è andato un attimo a rinfrescarsi dopo aver arbitrato lo Sharva contro il Volpiano. Ha vinto lo Sharva, Sharva in so. Abbiamo la famiglia Felicone con la sorellina, la mamma. Ciao Manuela, ciao Lorenzo, ciao Giù, ciao Davide. Siamo qui a sostenere Mister Eliseo. Andiamo a fare una piccola intervista al mister, se vuole rilasciare un anticipo dopo l'esperienza dell'anno scorso. Com'è ritornare su questi campi? Beh, bello, emozionante. Vogliono salutarti. Ciao a tutti. Dal web. Saluto a tutti. Ci sono delle ragazze che mandano il numero, dico messaggio in privato? Messaggio privato. Messaggio privato. Invece c'è il procuratore sportivo Samu Zoppo. Il telefono col presidente, dovete guardare la partita in diretta, sul tuo canale. Sì. No, you porn, eh? No. Su Instagram ho detto, eh? No, robe strane. Quello a fine primo tempo ci può, un attimo, per non passare l'attenzione. Abbiamo qui un 2004 che ha sfiorato le semi, cioè era in semifinale e ha sfiorato le finalissime. Come mai? Cosa avete combinato? All'ultimo secondo. Una minchiata. Avete ceduto, siete rimasti un po' distratti. E quindi siete arrivati terzi, ma eravate praticamente in finale. Sì. Mannaggia, mannaggia. Potevamo vincere. Sarà colpa mica del Pellicone che faceva il guardaline e sbagliava alzare la bandierina, no? Un po' sì, un po' sì. Un po' sì? Va bene. Allora, concentrazione, inizia la partita, ragazzi. Si sa, io spero di applicarle, non è facile. Più si va avanti, la posta è alta, più ci si nervosisce là. Però visto che in campo i ragazzi sono stati proprio bravissimi anche di là, per cui anche voi. In bocca al lupo, aiutatemi, tutto fila liscio. Grazie. Dai raga, dai, ecco, cattivi, dai raga! Sono pronte le squadre per entrare in campo. Cattivi raga, dai, dai! Siamo qui. Ragazzi, mi passate in mezzo, eh? E sorridete perché siete su. Papà! Ecco, ciao Silvano. Siamo? Dai raga! Dai raga! Ecco, dai raga! Esordienti, anno 2007. Saluto dal pubblico, siete in live, su Instagram ce l'avete, in live su Instagram ce l'avete, siete in diretta su Instagram. Sulla sinistra, in bianco, rosso nero, c'è le Greville, e sulla destra, qui in Cittava, tiro della moneta, testo croce, Zoppo sceglie il campo, capitano delle Greville, va a salutare la panchina del Quincitava. Ciao. E il Quincitava va a salutare la panchina del mister Eliseo Verde. Dai, raga! Le squadre prendono posizione in campo. No, stai a destra.
Palla al Quincitava a campo Legreville. Sale qui ci stava a tre, ma Legreville respinge l'attacco. Rimessa diretta, rimessa laterale per le Legreville. Aspetto, dai, dai, dai! Pronto Eva, pronto Eva, bravo, bravo! Dai, pronti noi! Ecco il 9, 9 sale delle Legreville, sale al campo libero, passa sulla destra l'11, l'11 tira in porta ed è ancora palla in campo, palla in campo, retropassaggio per le Legreville, ci crede. Ecco il mister Zeo, mi mancava. Troppo tempo! Di schiena, dove è uscito Claudio? Alessandro di testa, ex portiere delle Legreville, ora in difesa Paonessa. Ecco Alex Pellicone, sempre il numero 9, gestisce la palla, la gioca, la passa all'11 che però non la intercetta in tempo. Da Stefano, rimessa laterale per il Quincitava. Categoria primo anno esordienti, anno 2007, ecco il 9 che sale fuori. Va bene, va bene. Un pelino di più se riesci, eh? E cerca di tenercela. Andiamo. Che belli. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Tu ogni palla, grinta, dai. Dai, raga. Occhio Alex, braccia larghe. Sì, bravo. Nostra, nostro, sì. Belli nostri, non lo ti, non lo. Ma che palla tale Legreville. Con bravo. Uomo, uomo. Pellicone. Uomo. Non cade la palla, Legreville è aggressiva. Bravi, bravi. Siamo. Non mollano. Dai, dai, uomo, bravo. Protegge. Non è ancora riuscito a entrare vicino all'area. Ecco Zoppo, il capitano con il numero 10 sulla fascia laterale sinistra. Retropassaggio, tiro in porta Legreville. Il portiere senza problemi gestisce la parata. Bravi Legreville. Bravi, bravo Diego. Lo so, lo so che il 9 è figlio di Gabri. Sì. Uomo. Ah, si chiama Andrea, ecco, questo me l'ho perso. Ecco, scivola il capitano Zoppo, deve cambiare scarpe, deve prendere delle Predator. Adesso le ha Nike. Ecco le mamme delle Greville che fanno il tifo, c'è Gabri con la maglietta fucsia. Pellicone, Prischiggiaro, abbiamo anche dei campioni internazionali di apnea, campione mondiale secondo me. Gol! Legreville segna con il numero 8, 1-0 Legreville qui citava, 1-0 Legreville. È lunga, dai, dai! Ben ricominciata la partita ragazzi, la palla è rotonda. Segna su punizione Legreville, sale il numero 10. Bravo, mettici a posto, Ale! Di nuovo, ecco Andrea, aia! Gamba tesa. Andrea! Oh! Ma vai a saltare con lui, avanti indietro! Ricevere e puntare lui, eh? Ricevi bello largo sulla riga. Così, girato verso il campo e lo punti, dentro lo punti. Vieni, Eva, fatti! Ricordiamo che l'anno scorso in questo campo l'Under 14
ha superato tutte le fasi fino ad arrivare in finale e si giocava in un torneo chiamato Gran Paradis e abbiamo visto una scena orrenda proprio in diretta. Diciamo che si cercava di scavare delle gallerie in diretta. Ecco Alessandro, numero 5, il 5 riesce a tenere a palla, passa ad Alessandra, Alessandro che sale, fa un'essa e esce. Andiamo, dai, non sento parole da noi, siamo muti, dai! Eli, non troppo! Oh, belli, boh! Scappa, Claudio! Zoppo, Zoppo sulla sinistra, sale Zoppo, corre, corre veloce il capitano! Fa un cross che viene intercettato dal capitano del Quincitava. Ema! Ema! Vai! Ema! Fino in fondo! Ecco voi, mister Elzeo Verde. Di nuovo tiro in porta del numero 7 delle Greville. Un tiro portento, ma di poco è andato fuori. La Greville riesce di nuovo, il 7 secondo me è Brischigiaro, a vedere dai capelli a onda. Bravo Clan, andiamo! Cerca di salire il Quincitava, anche in questo caso viene bloccato dalla difesa di Greville. Batte Pellicone, il fallo laterale, fuori. Palla! Però su stai messi qua, cerchiamo di venire alti, non bassi, stiamo perdendo, dai! Batte il fallo laterale qui citava con il numero 6. Troppo, Nico! Troppo! Cross del Quincitava, alto. Dai, dai, bravi, dai, dai, ancora! Non abbassiamoci troppo! Batte la punizione il portiere. Cioè... Sale Brischigiaro con il numero 7. Guarda il compagno capitano. Siamo Zoppo. No, Zoppo, scusa, ma Zoppo. Nico! Gli parti dietro! Nico, io mi confondo. Forza, lontani e via, stai camminando! C'è il figlio. Taglia dentro, Alex, ogni tanto. Tutti i campioni. Ecco Andrea con il numero 9. Si smacca dall'uomo, ma perde la palla perché non la passa troppo in fretta. C'è Alessandro. Ecco Zoppo con il numero 8 che se la intendono. Zoppo la palla ai piedi, Zoppo la palla ai piedi, si avvicina lui contro il portiere. Cerca di fare una catenina, ma viene intercettata dal portiere. Da fare un cucchiaio, no? Catenina è nel paletto. Scusate, io sono cognato del campione del mondo del 98-99 di paletto. Di Emmanuel. Conosciutissimo in tutti i paletti. Ecco Zoppo, Zoppo in aria. Di nuovo Zoppo. Tiene la palla, tiene la palla, tiene la palla Zoppo, tiene la palla. L'11 crossa verso Andreas. Ed è bellissima parata del portiere, bellissimo tiro. Giocata 1-2-3 delle Greville. Si vede l'esperienza del mister Eliseo. Bravi, va bene, dai, 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 dai! Fallo laterale fuori del Quincitava, rilancia cercando di salire in area. Ecco il 7 Brischigiaro, credo che sia Brischigiaro ma non credo italiano. Sale, gira la palla, gira il campo, la tiene in... fuori di poco. Ciao Marco, 1-0 a Martina, scusa. Ciao Martina, 1-0 per le Greville, anno 2007, primo anno esordienti. Siamo come sempre a Borcano, noi vi abbiamo abituato bene.
Vlaovic. Come dobbiamo prenderla? Batte qui citava. Sì. C'è Alessandro, il 7 respinge, Zoppo, bravo, Diego! Mette il fisico, dai, ehi! Fallo laterale a favore delle, del Cucitava, dai 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 che siamo saliti, dai! Ciao Robert, 1-0 per Greville. Sale di nuovo le Greville dalle retrovie. Fallo. Ah, non è fallo, l'arbitro lascia giocare. Sale qui citava. E arriva. Dai, andiamo il tiro, dai! Primo, dai! Dai, 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 che abbiamo preso coraggio! Dai, che siamo forti! Dai! Ma che fallo è? Non so perché. Già ho capito, però sì. Questo è il campo alla via. Lo so. Ragazzi, incominciano i giochini in casa. Ciao Mariella. Batte qui citava la punizione. Suspense. La barriera delle grill viene piazzata dal portiere. Batte la punizione. Incrocia le pali, non è gol ragazzi, è fuori, fuori. Ecco Zoppo, opla. Bravo, uomo. Palla in sempre a piedi delle grill. Anticipa Rischigiaro, la tiene bassa. Bravo Diego. La palla è su Andrea. Cerca di salire nuovamente, incitava. Il risultato è sempre 1-0 per le Greville. Calma, allaga, ti prendi. Dai, che è nostro. Ecco l'11 da solo. Tiene la palla in campo. Cerca di fare il cross. Accetta, incitava. Recupera le Greville, perde di nuovo la palla alle Greville, ma recupera il centrocampo al cui citava, cerca di passare la difesa. Ma dimmi che intervento è! Sei stanco, sei cotto! Mister Viseo giustamente chiede all'arbitro. Sta chiedendo all'arbitro le motivazioni dei fischi, arbitro del Gran Pari. Andiamo quindi, sulla respinta! Ragazzi, abbiamo visto la GoPro, quindi sappiamo come funziona. Se va dentro, passa, ti fermi te! Gli hai insegnato lui! Fermo, vai dentro, parlaci! Vero Robert, gli hai insegnato tutti i trucchi e poi sei andato via. Bravo lui! Dai Ronny, dai, sulla respinta, batte, andiamo! La punizione qui incitava. E il portiere nuovamente la blocca! Bravo Purti, ne ha salvati già due. Uomo! Ecco. Tieni sta palla, dai, davanti, tenete sta palla tutti e due. Il qui sì, sì, non vuole dai, mollare. Andiamo che siamo saliti, dai. Sì, andiamo. Roma nostra. Ecco Zoppo, stoppa la palla. Dai, uno lo attacchi. Si allarga, vai, sta Alessandro Paonese. Non camminare! Di nuovo su Zoppo. Perde la palla Zoppo. Ed è fallo laterale per le Greville. Abbiamo il pubblico caldo. Calma! Mister Eliseo con la sua leggerezza. Consiglia ragazzi di staccarmi. E tira Zoppo! Ah, di poco! Ma voglio attaccarmi! Ma cosa c'è di che va a fare? No, il campo è pesante. Cosa c'è di far male? Troppo bassi! Stai più alto, belli! Eh sì, mister, ma non sta urlando, è tranquillo. Mister Eliseo, sai che... Guarda, non si agita neanche. Bravo, bella via.
qua. Non la paura, essere di qui. Comi, prova anche a fare dai e vai. Ciao Sam, sto giocando il 2007, primo anno esordienti delle Grevy contro il Quincitava, qui al quarti finale del Pro. Sì. Bravi, andiamo, andiamo che brutta! Sì, sì, siete lì! Andiamo, dai, 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 dai! La divisa nera oggi, al troncino nero maglietta bianca, leggermente di parte, dai, dai, dai. Leggermente almeno quello che ha fischiato finora. Diciamo che se ci fosse stata la Wars, la VAR, di nuovo Zoppo, un 2 anticipa il Quincitava. Ecco Andrea, il zoppo, pazzo Aurora, di poco ragazzi. Ciao Iacco. Sale il Quincitava, passa a metà campo, arriva in area ma c'è il 5 delle Greville che copre la palla di corpo. Vieni, dai, dai. Ricordiamo che il primo anno esordienti giocano ancora 9 fino al secondo anno. L'anno scorso il mister di Sveo ha vinto il trofeo Snoopy, seconda edizione, con l'Under 13 il 2005 delle Greville, partendo da Pianezza e finendo a Pianazzo. Polterazzo. Finalissima, sentitissima, applausissima, una grandissima partita, una bellissima emozione. Ecco le Green che... Saltiamo con lui però, bravo, bravo, lì per voi. Ci ha fatto Zoppo che recupera palla, sempre l'11 delle Greville, cerca di tenerla. Ma vai a farti 2 contro 1 con lo scarico sotto! Avanza leggermente di qualche metro il Quincitava. Nel fallo laterale l'arbitro Ronk fischia per far notare che fischia anche contro di loro. Non dà il cambio palla. Ecco Andrea, sale. Adesso dai Ronny, pazienza, dai, bravo, bravo, sarà ben nostro, sarà ben nostro, no? Era nostra, ma cosa stai facendo? Cos'è sta? È nostro, no? Non hai capito io. Neanche noi. Andiamo a prendercela! Sì, solo, uomo ora! Davanti siamo! Andiamo a steccone! Andiamo una! Robert, tu gli hai spiegato le cose, ma gli hai lasciato le istruzioni, quindi non se, devono leggere le istruzioni per ricordarsi meglio come si fa. Invece così fanno un po' di confusione e tanto sbagliano. E andavano preso a punti. Cazzarola. Andiamo, andiamo, andiamo. Le Greville tiene la palla sui piedi. Gioca la palla. Dai, 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 Emma, dai, Emma. Bravissimo. Non mi sembra scivolata la tirita in campo. Dai, uomo. Calma. Ecco, qui citava. Dai, dai, qua si fa gol, dai! Andiamo, andiamo, siamo in parità, va bene! Come è fatto? Bravo, bravo, bravo! Ci crediamo noi!
Da lontani sempre. Ecco Andrea, tiene la palla sui piedi. 11 sale, crossa. Peccato perché non la prende di testa. Mi servono! Zoppo. Te l'ho detto mille volte! Fischio del fine primo tempo. Le squadre vanno a riposarsi e a ascoltare i consigli tecnici dei propri mister. Devi andare forte con la velocità che hai e la metti dentro forte. Uno solo in aria di noi, una cartella del genere, cosa fa? Avete spento il cervello? Non so per lontano per non spoilerare consigli tecnici dei mister. Qui abbiamo qui Citava e qua abbiamo mister Eliseo Verde. Andiamo a salutare il pubblico. Metto il centrocampo. Grazie. Prego, prego. Col pubblico Ale Quinci, forza, facciamo un saluto là. Ragazzi, raga, ora è finita, 20 minuti, dai, zitta, mi sento un po' poco però, bisogna essere un pochino più giusto, forza, mi raccomando, perché da casa! Forza capitano, Dai raga, dai! Metto io dai, Franci! Campione, che ci fai lì? Di che anno sei? E perché non vieni dentro? Raga, dai! Sei di figlio. Più vicino a Samu, un po' più staccato. Ale, come contro la Juve, Stai giocando contro la Juve, uguale, come hai fatto là, sei perfetto. Andiamo, dai. Ma la al... Riparte il secondo tempo. E Greville sulla destra in bianco. In nero incitava. 1-0 per le Greville, fine primo tempo, sta ricominciando il secondo. E lì, solo due tempi, vero? Battere Greville, stavolta deve segnare sulla sinistra. Lotto crossa sul secondo palo, peccato. Dai, rientriamo in partita, Diego, dai! Portiere del qui citava. Calci però andiamo sotto, Dico, stringi, Dico! Andiamo a prenderci! Uomo! Ecco il Pincitava che cerca di salire con il numero 7. Ma c'è 13 la difesa delle Greville che non fa passare. Ecco il 6 con le penne verdi, fluo. Ecco, sa Ema Zoppo che la passa all'otto,
Bravo Diego! Bravo Tommy, dai, dai, dai! Vieni Ale, vieni Ale, vieni te! Il numero 13. Sì! Passa il 6. Andiamo, si allarga Allegriville. Il numero 15. Bravo Ale! Andiamo, bravo! Va bene Ale, va bene. Andiamo Franci, non si gira Franci, più attaccato. Sì, bravo Ronny. Andiamo, vieni Ale, vieni Ale. Stella porti via. Sì che gli hai presa. Sì, bravo uomo, stecco. Bravo Jackie. Dai, calma, alza sta testa. Gioca. Ecco sì. Là, brava, larga, ti dico! Punta! Zoppo si allarga a destra, cerca lo scarico. Subisce un fallo. Dai, dai, va bene, dai, dai. Ma ragazzi, sentite, vedete, tutto a posto. Uomo libero. Fate un segno. Fabio, vieni adesso verso il centro, vieni. Verso il centro, davanti qua. Perfetto, Robe. È nostro, eh. Fuori, fuori. Ed è gol. Gosino. Fabio, bravo! 2-0. Mister Eliseo Verde. Fuori, fuori, fuori. Ale, davanti, non dietro. Fuori. Sì, vieni, 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 vieni. Bravo Ronny, dai. Dai, prendi, prendi sto pallone, dai. Pallone, dai. Dai, 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 protegge la difesa delle Greville. Pallone, va bene, sale il le Greville, si allarga sulla destra per pigiare un rotto. Recupera palla, prima la ferra, poi la recupera. Nicolo, salti in velocità! Non ti fermare con sta suolata! L'arbitro fischia l'ennesimo fallo. Concitava. Dietro la linea della palla! Stava un po' confuso. Sì, noi! Lotto
Francesco delle Greville, supera palla, allunga verso il mister Zoppo che tiene palla, dovrebbe far, riuscire a fare un cross, si smarca, aia, il 7 di Spigiaro, Zoppa la palla di Zoppo, 13, gira la palla, gira la palla, gira la palla col 5 che la passa sulla destra al 4, ecco, dai che presa, Negriville, gira la palla, gira la palla, come diceva il capitano Chiucca, l'unico capitano, vero capitano. Ancora! Sempre le Greville, opla, si scivola in questo campo, avranno messo il sapone. Sempre in attacco la Greville, Zoppo. Il 7 anticipa, Lia, l'8, Zoppo di nuovo Lia. Di nuovo Zoppo, 1-2, è in area, bellissima giocata, bellissima tiro, e come dire, si vede una delle giocate del mister di Geo, Diamogli vicino però! Copertura! Sale il grito numero 8 che si smarca, fa il cross sul secondo palo, c'è il 15, porca miseria, ed è 7 c'è, un spintonato il 7. È normale che si arrabbia, no, un bambino. Sì. Però dire, però è normale che si arrabbia se non ce lo dai di là alla fine dell'area. Batte la punizione numero 7. Andiamo. Protegge la... Ecco in area c'è Zoppo, trattenuto la palla. Andiamo, su! Nonni! Ma chiedi scusa invece di lamentarti, chiedi scusa! Dagli la mano! Andiamo se andiamo fuori, E ma c'è la fascia, Ma io gli resto. Lo so, chiede scusa però. Non parlare neanche. Dai! E parte il gioco. Oh, Fabio, dai copertura a Sasha! Bravo! Qui citava che non morde. Sale le Greville. Bravo, Gianni! Non passa il tunnel! Non passa il tunnel! Ma dove vai? Il tunnel sono dove, ragazzi? Dai, andiamo! Monte Greco! Sì, uomo! Ecco, il cui citava che sta arrivando in area. Fallo, zappata! Calma tutti quanti, due capitani qua, calma, uno è qua, aspetta, ho capito, però l'ha creata lui la situazione, sì, ma o fischi tutto se no, ma no, ma non è l'arbitro, l'arbitro è zero, è qua. Ma sì, ho capito.
Non so cosa dirti, per me è questo. Se lui fischia normalmente non succede niente. Ma non è che è una conseguenza che uno deve menare perché non fischia. No, ma non è quello che sta dicendo. Non è quello che sta dicendo. Però hai giocato, se hai giocato mi capisci. Ma no, poi sembra invece che è tutto da una parte. No, ascolta. Va bene, giochiamoci i vostri territori, ma ragazzo, che siamo vicini. Poi però sicuro siamo... che non è così, ma no, 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 no. Ah, ma non mi interessa, ma il territorio è quello, le 9 fino ai 2002. Cosa c'entriamo? No, ma infatti non ce l'ho con te, però non mi venire a dire che se hai giocato lo sai come funziona. Vabbè, l'unica cosa è che il Boccia non si spacchi in campo. Poi facciamo tutte le considerazioni che vogliamo, se fischiano giustifichiamo. Batte la punizione Egeville, non facciamo commenti che a bordo campo sono, sono inutili, perché quando non ci si arriva non ci si arriva. Comincia a fare qualche goccia qui dentro, un tempo, ecco Zoppo che fa un cross, peccato. Torna a posto, torna a posto. Andiamo, andiamo, però dobbiamo andargli vicino a Tommy. Se lo lasciamo pascolare lì da solo possiamo tirargli la palla finché vogliamo. Recupera la palla le grill. René! Forza! E mi manda la palla! Bravo, ancora! Diego! Calma Fede! Stai cogliendo la punta, però devi fare l'esterno là dove era Diego! E sali però! Ancora fatti vedere! Andiamo, andiamo, andiamo! Sì! Francesco! Noi! Andiamo, 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 andiamo! Secco, stai vicino a Tommy, ok? Bravo, bravo! Andiamo! Sì, con calcia! Andiamo, andiamo! Stecco! Stecco! Fai la punta, vicino a Tommy! Pubblico, incita i ragazzi! Eli, ancora! Tanto calcia lungo! Sì, andiamo! Coppi Fede! Sasha, ti devi staccare da lui! Chiodi. Ti devi staccare! Continua a stare attaccato! Facciamo calcinare! Solo per staccarci! Problema di cittava! Botte quelle di sinistra! Oh, tre, non due! Dai Gabbo, pronto, eh! Dai Emo! Era solo un fischio, a te per il no, tanto non è stato sì, ma lui voglia che lui fruttare se pensi il primo che dice il goccio all'arbitro di parte per Cione, Cione ciao Simo dai salva andiamo forzando salva bravo dal pallone
sarà Legreville, la palla ai piedi di Zoppo, viene impallinato dal Quincitava, tiene la palla in campo al Quincitava, Legreville non può passare. Palla su Zoppo, sui piedi di Zoppo che sale, sale da solo ragazzi, da solo Zoppo. Oh, Emma! Ma se non ti ha fatto un movimento! Vai stretto! Stringi Fede! Fabio! Dai copertura dietro! Ecco qui ci stava in area. Si gira l'uomo del Quincitava, tira. Ui! Bravi, bravi, dai, dai! Bronza! Andiamo a prendere! Ma che peso quello! Cavallo! Dai Stefano, di nuovo! Dai Stefano, dai! Andiamo, andiamo, andiamo! Dai, dai, dai! Vieni contro Eni! Dalla fine del secondo tempo è più su con la barriera, ancora la panchina delle Greville, c'è Alessandro Paonessa, vediamo l'azione, alto la punizione. C'è stato un momento della partita si è un po' scaldata, l'arbitro fischiava, non fischiava diciamo i falli in modo corretto e alcuni giocatori sono fatti il ricordino, poi l'arbitro ha chiamato, ecco il 10. Zoppo, Zoppo è da solo col portiere, fa la cappellina, il cappello, il cappello, e via, 3-0, 3-0, 3-0, segna Zoppo, fa il cucchiaio, il cucchiaio. Bravo, ragazzi, allora, quanto siamo? Quanto siamo? 4! 4! 3-0! Gioca, gioca! Segna, gioca, vieni, salva! Gioca, stai zitto! Zitto! Faccia larghe! Stop!
deve essersi allargato a... L'acqua santa, questa la fornisce Pozzan. Ciappellù 3-0 e Greville Quincitava, anno 2007, primo anno esordienti, allenati dal mister Rio Verde. Conosci Paolo? Ti dice qualcosa? Solo. Dai Francesco. Sale di Greville di nuovo. Vieni a posto, sa. Vieni da me. Sentite il pubblico. E in area para palla, la butta in angolo del tiro il fuori area anche del Quincitava. Ecco Zoppo! Zoppo! Cangelia! Hit!
testa. Ragazzi, quando non ci si risparmia, fino alla fine si combatte. Contro Cucitava andiamo a intervistare in bocca al lupo capitano del Quinci, vuoi dire qualcosa? Avete combattuto fino alla fine? Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Sì, non avete mollato, vero? Un po' abbiamo fatto degli errori un po' brutti. Siamo stati bravi, dai. No, complimenti, eh? Ciao ragazzi, ciao. E il capitano. No, dov'è il capitano? Forza Sciamo. Capitano, allora. Concedi un'intervista al pubblico? Cosa dici? Bravi Rocco! 5 in diretta, io direi. Dai, com'è andata? Hai combattuto fino alla fine? No. Hai fatto un cucchiaio? Quello che devo fuori. Lo vedevi fuori? No, è entrata dentro. Vabbè. E voi ragazzi, contenti? Sì! Abbiamo scaldati un po' questi ragazzi, devono crescere su bene. E Greville ha vinto contro il Quincitava 3-0. Categoria primo anno esordienti del 2007. Ciao ragazzi, ci vediamo domani, quindi loro vanno alle semifinali. Che Dio la mandi buona.